Salve, scuole di chiacchierino ad una navetta. Vedremo come si realizza questa sequenza di cerchi e perle con una sola navetta. Prendete la vostra navetta, aggiungete il filo di lavorazione e sul filo di lavorazione inserite il numero di perle che vi necessita per il vostro manufatto. Io sto utilizzando un filo molto grosso e anche delle perle altrettanto grandi per rendere più evidente il lavoro e per renderlo più facile da visualizzare attraverso la camera. Quindi accostatele alla navetta e distribuitele attorno alla navetta in modo tale che non vi diano noia durante la lavorazione. Afferrate il filo lasciando la codina sguarnita dalla seconda navetta, perché vi ricordo che stiamo lavorando con una sola navetta, sul palmo della vostra mano e realizzate il cerchio in modo tradizionale. Avviate la prima metà del cerchio con il numero di nodi che vi torna utile. Io ne farò 6. Allargate il cerchio per rendere più agevole la manovra. 2. E 6. Fatta la prima metà del cerchio con il numero di nodi che vi torna utile, raddoppiamo il filo. Quindi afferrate la parte superiore del filo, quella che esce dai nodi, afferrate con il palmo della mano il resto del filo e allungatelo fino a quando la navetta non risulterà parallela al vostro palmo. Con questo filo raddoppiato realizzeremo la seconda metà del cerchio, quindi faremo per quanto mi riguarda altri 6 doppi nodi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. I nodi sono completi, chiudiamo il cerchio. Questo filo è agganciato alla navetta e scorre, vedete, e al cerchio. Quindi, tirando questo filo, chiudete il cerchio. Adesso dobbiamo chiudere il cerchio più grande, la cappiolina più grande, riduciamola tirando la navetta e prima di chiudere fate passare la codina di esubero all'interno del cerchio e poi serrate. Ecco, abbiamo realizzato uno split ring con una sola navetta che abbiamo già visto nelle scuole che vi linkerò nelle schede informative per poterne eventualmente ripassare tutti i passaggi e se avete bisogno di rinfrescare un pochino il ricordo di questa scuola, andatevi a guardare il video. Abbiamo fatto lo split ring con una navetta e naturalmente ci troviamo al centro del cerchio anziché alla base, come se avessimo realizzato un cerchio tradizionale. Col cerchio tradizionale avremmo iniziato da qui e ci saremmo ritrovati sempre nello stesso punto. Invece lo split ring, se vedete bene,
vi conduce al centro del cerchio, pronti per ripartire con un secondo cerchio. Prima di ripartire col secondo cerchio, però, noi accostiamo la perla. Quindi prendiamo una perla dalla navetta, riavvolgiamo il filo e accostiamola al cerchio già realizzato. Dopo aver fatto questo, ripartiamo con il secondo cerchio. Quindi fate semplicemente il cerchio attorno alla vostra mano sinistra, ripartite con la prima metà del cerchio. Fate il mezzo nodo A, accostate bene e bloccate sulla circonferenza della perla il vostro filo in modo tale che non si allenti e non lasci degli staccamenti di filo che sarebbero poco carini. Quindi fate il mezzo nodo B e bloccate. Procedete con la prima metà del cerchio. 2. E 6. Fatta la prima metà del cerchio, come prima, diamo filo alla lavorazione. Riaccostiamo le perle e adagiamole nella cavità della navetta in modo che la lavorazione sia più facile. E quindi allunghiamo il filo come abbiamo fatto in precedenza. Afferrate il filo dopo la chiusura dei nodi e poi aggiungete al palmo della mano sinistra il resto del filo e fatelo scorrere. Otterrete un filo doppio che ha alla sua estremità una gappiolina che naturalmente è la continuità del filo che avete raddoppiato e poi riprendete la seconda metà del cerchio realizzando il resto dei nodi. Per quanto mi riguarda, 6, quindi 2, 3. Se avete la necessità di aprire il cerchio avvolto nella mano, tirate il filo che esce dai nodi, la gappiolina si ridurrà. Però comunque avrete l'opportunità di proseguire con la lavorazione. 3. Se invece volete allungare la gappiolina, tirate il filo legato alla navetta e la gappiolina si allungherà. Quindi 4, 5 e 6. I nodi sono completi, passate la navetta dall'altra parte e chiudiamo il cerchio. Tirate il filo legato al lavoro che avete appena eseguito, fino in fondo. Dopodiché non dimenticate di passare il resto del lavoro all'interno della gappiolina, perché se non lo faceste, il lavoro si smonterebbe. Quindi tenete saldamente tra i polpastrelli il cerchio appena elaborato, tirate il filo legato alla navetta. Pian piano la gappiolina si riduce, si attorciglia attorno alla base del cerchio, tra il cerchio e la perla, e il secondo cerchio è fatto. A questo punto non vi resta altro che aggiungere un'altra perla alla lavorazione e proseguire in questo modo alternando perle e cerchi per tutto il tratto che vi sarà necessario. Ripetiamo un'ultima volta l'elaborazione del cerchio per rendere più chiara la spiegazione. Avvolgete il filo attorno alla mano sinistra e realizzate la prima metà del cerchio. Tirate bene il lavoro e premete il filo di lavorazione contro la perla per evitare che il nodo si allenti e poi realizzate il mezzo nodo A che blocca la lavorazione. Diamo filo alla lavorazione e proseguiamo realizzando il resto dei nodi.
6. Abbiate un po' di pazienza quando lavorate con la navetta piena di perle perché naturalmente il lavoro scorre meno, però pian piano che procedete con la lavorazione le perle diminuiranno, quindi la manovra sarà più facile. Fatto questo, realizziamo la seconda metà del cerchio, quindi afferrate il filo alla base dei nodi, raddoppiatelo prendendo il resto del filo nel palmo della mano e allungate in avanti. Allungate il filo fin tanto che vi permetterà di lavorare comodamente e riprendete la seconda metà del cerchio realizzando il resto dei nodi, quindi 6 per quello che riguarda il mio cerchio. 1, 2, 3. Pian piano che lavorate, il cerchio sulla mano sinistra diminuisce di circonferenza, quindi tirate, la cappiolina diminuirà di lunghezza e il vostro cerchio si allargherà. Se volete allungare la cappiolina, tirate il filo, uno dei due fili che è legato alla navetta. E il vostro filo di lavorazione tornerà ad essere comodo. 3, 4, 5 6. Fatti tutti i nodi, passate la navetta dalla parte opposta attraverso la cappiolina e chiudete il cerchio. Tirate il filo legato al cerchio che avevate sulla mano sinistra. Tenete ben fermi i nodi, saldi, bloccateli. Fate passare il lavoro dentro alla cappiolina, non dimenticatelo perché altrimenti chiudendo la cappiolina smonterete tutto e tenete saldo sotto all'indice al pollice, polpastrelli dell'indice al pollice il lavoro e tirate il filo legato alla navetta fin quando non avrete chiuso completamente la cappiolina e il vostro lavoro sarà completo. Ecco, naturalmente è ripetitivo, dovete proseguire ripetendo questi passaggi fino a quando non avrete raggiunto i centimetri che vi sembrano opportuni. Bene, per le scuole di chiacchierino non c'è altro, vi saluto, ci sentiamo presto con un prossimo argomento.